Presidente, lei ha ribadito che questo ospedale non va chiuso, anzi abbiamo cercato di fare di tutto per mantenerlo in vita e rafforzarlo. Questi sono i nuovi intenti della Regione, perché mi sembra che all'inizio le cose non fossero proprio così. Beh, intanto c'è qualcuno che ancora insiste nel dire che questo ospedale chiuderà, quindi oggi ancora una volta e con forza abbiamo detto che questo ospedale non solo non chiude, ma lo stiamo ripensando proprio per dargli quella missione che è necessaria al territorio. Lo abbiamo detto fin dal primo giorno, devo dire che il lavoro fatto dal direttore generale Benetollo è talmente buono che, come ricordava anche lei, abbiamo dovuto riadattarlo in corsa, perché i servizi che vengono messi sull'ospedale di Gemona aumentano e rafforzano il presidio ospedaliero di Gemona. La protesta più accesa riguarda il pronto soccorso e la sua trasformazione in punto di primo intervento. Come risponde al sindaco e ai rappresentanti dei comitati che stanno appunto manifestando fuori dall'ospedale? Ma come ho spiegato al sindaco e anche ai comitati, noi abbiamo ascoltato le istanze dei cittadini e l'unica risposta migliore sono i fatti. I cittadini non si sono resi conto negli ultimi 20 giorni che il pronto soccorso era diventato punto di primo intervento. Non perché gliel'abbiamo nascosto a nessuno, visto che sono 2 anni che diciamo che saremmo arrivati qui, ma semplicemente perché il punto di primo intervento è esattamente lo stesso tipo di pronto soccorso che aveva l'ospedale di Gemona ormai negli ultimi anni. Tutti sanno che le emergenze, quelle gravissime, non vengono più gestite a Gemona da anni, ma vengono gestite a Udine oppure a San Daniele oppure a Tolmezzo. Ma la cosa più importante è che nessuno si è accorto della differenza. Perché? Perché ascoltando quelle istanze dei cittadini, il punto di primo intervento nel quale operano, lo ribadisco ancora una volta, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, medici esperti in medicina di emergenza e di urgenza, i quali continuano a fare quei ricoveri che già si facevano nell'ospedale di Gemona, ricoveri che vengono fatti direttamente in medicina, quindi non si è perso nessun posto di medicina dell'ospedale di Gemona, anzi questi verranno aumentati. Aggiungo, perché ahimè oggi ce ne siamo dimenticati, che siamo qui per inaugurare il punto nuovo della dialisi dell'ospedale di Gemona. Era atteso da anni, devo ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato, e se oggi i pazienti di questa struttura hanno una struttura finalmente dignitosa e decorosa, credo che sia un passo avanti anche per la qualità della nostra sanità. Ecco, e nell'occasione lei ha parlato proprio dell'opportunità, della necessità di allargare il servizio per quanto riguarda la dialisi peritoneale, quindi sul territorio. Esatto, perché ahimè si tratta di pazienti che passano molte ore in ospedale, spesso più giorni a settimana se non tutti i giorni. Ci sono ora nuovi interventi meno invasivi, ad esempio la dialisi peritoneale, che se fatta nel modo più corretto possibile permette di fare gli interventi anche a casa e al domicilio del paziente. È un passo in avanti di civiltà ulteriore che permette tra l'altro di rivolgerci non soltanto ai 18 pazienti che già vengono curati qui in questo centro di Gemona, ma anche a tutti gli altri pazienti che dovessero averne bisogno. Ecco, lei ha rimarcato anche le peculiarità dell'ospedale, quindi di un ulteriore ampliamento, ingrandimento, in sostanza potenziamento dei numeri di interventi in day surgery. Questa è la novità, se volete, anche la richiesta che veniva dal territorio, a cui abbiamo detto di sì. Praticamente oltre il 50% degli interventi di day surgery dell'intera azienda sanitaria numero 3 sono oggi stati trasferiti su Gemona, che già fa 50-55 interventi in media di day surgery a settimana. Questa è la risposta migliore a chi pensava che avremmo chiuso l'ospedale, la risposta migliore a chi pensava che avremmo tolto servizi. Sono rimasti tutti i servizi ambulatoriali, abbiamo aggiunto il day surgery, l'abbiamo potenziato e, come ho spiegato prima, l'ospedale non soltanto sta continuando a funzionare, ma si sta rafforzando. Taglio la coda. Grazie.